Bella a tutti ragazzi, io sono Luke e oggi confrontiamo due delle moto più performanti di GTA V Online. Sto parlando della Nagasaki Shotaro e della Shih Tzu Akuchu Drag. Iniziamo a parlare delle caratteristiche generali della Nagasaki Shotaro. Il suo prezzo base è di $2.250.000, mentre il prezzo base della Akuchu è di $976.000. A questi dovete poi aggiungerci $200.000 di personalizzazione. La Shotaro si è ispirata alla Lotus C01, a cui si sono ispirati anche i creatori di Tron, mentre la Akuchu è ispirata alla Suzuki GSX 1300R. La velocità massima della Shotaro è di 159,5 km/h, per la Akuchu invece è leggermente maggiore, 160 km/h. Questi valori comunque dovete prenderli un po' con le pinze, infatti non sono valori reali, cioè 160 km/h che intendiamo noi sono molto molto minori dei 160 km/h di GTA. Vi dico soltanto che la Suzuki GSX 1300R, la moto a cui si è ispirata la Akuchu, va a una velocità massima di 299 km/h. Il peso della Shotaro è di 230 kg, mentre per la Akuchu aumenta un pochino ed è infatti di 250 kg. Passiamo ora al test della velocità. Velocità sullo stretto, quindi in pochi metri, che riguarda principalmente quindi le prestazioni in accelerazione, e velocità nel lungo, quindi riguarda principalmente la velocità massima. Questo percorso l'ho cercato di realizzare come gli altri in modo che le mie abilità di guida non contino più di tanto. Infatti io non tocco nulla se non l'acceleratore premuto al massimo. La moto sta dritta per il semplice fatto che si trova in una conca. Guardando la Shotaro, c'ha una buonissima aderenza e quindi una buonissima accelerazione e percorre il tratto iniziale in 1,66 secondi. La Akuchu invece nello stesso tratto ci impiega ben 2 secondi e 23 centesimi, un pochino tanto per una moto. Questo perché prima di tutto pesa 20 kg in più della Shotaro, comunque la differenza sarebbe stato di poco. Seconda cosa però è perché c'è un'accelerazione veramente troppo forte. Infatti sgomma per circa 10 metri prima di andare normalmente. Parlando invece dei tempi sul lungo, la Shotaro ha totalizzato appunto un tempo di 42 secondi e 742 millesimi, mentre la Akuchu ha totalizzato un tempo di 42 secondi e 208 millesimi. Questo stando in posizione, diciamo, normale. Stando chinati, infatti, invece, la Shotaro ha totalizzato un tempo di 42 secondi e 142 millesimi, mentre la Akuchu 41 secondi e 575 millesimi. Notiamo quindi che la Shotaro è più lenta della Akuchu di più di mezzo secondo, addirittura di 6 decimi nel caso in cui si sta rannicchiati. È un fatto abbastanza strano, infatti la Shotaro costa praticamente 2,5 volte la Akuchu. Passiamo ora al test di frenata. Vi spiego un pochino come si svolge. Parto sempre dalla stessa identica posizione, prendo una certa rincorsa su una rampa leggermente inclinata. Nel momento in cui la moto si stacca dalla rampa ed è quindi in volo, io inizio a frenare, poi tocco a terra, ho lasciato diciamo una scala graduata con dei colori e così posso confrontare la distanza a cui si fermano le due moto. La Shotaro si ferma normalmente a metà del segmento giallo. Prendendo invece la rincorsa in modo rannicchiato, quindi con una velocità leggermente maggiore, si ferma sempre a fine del segmento giallo. Confrontandolo con le prestazioni della Akuchu, sinceramente sono rimasto un po' deluso. Infatti la Akuchu si ferma a inizio del segmento giallo normalmente, mentre in posizione rannicchiata si ferma a metà del segmento giallo. Potete dire che la Akuchu pesa di più e per questo arriva prima a terra e quindi ha più spazio per frenare. Ma d'altra parte si può dire che la Akuchu ha una velocità massima maggiore e quindi alla fine le cose diciamo che si compensano, anche se questi due fattori alla fine non è che influenzino più di tanto questo test. Passiamo ora al circuito. Bisogna innanzitutto
innanzitutto dire che per le curve non c'è il problema della sbandata per quanto riguarda le moto. Si nota comunque che la Shotaro c'ha una buonissima accelerazione e un buonissimo raggio di sterzata. La Kuchi invece c'ha una brutta accelerazione, un bruttissimo raggio di sterzata che è veramente largo, molto probabilmente per la sua forma molto allungata, ma comunque una velocità maggiore. Come possiamo notare, comunque la Shotaro è molto molto più veloce della Akuchu sul tracciato. Passiamo quindi alle conclusioni. Se avete dei soldi vi consiglio assolutamente di prendere la Shotaro, infatti si manovra meglio anche se viene battuta nel rettilineo. Anche nel fuoristrada se la dovrebbe cavare meglio della Akuchu perché ha un minor peso e soprattutto una buonissima aderenza. Vi consiglio invece di prendere la Nagasaki, anche se inferiore, se non avete abbastanza soldi per la Shotaro, ovviamente. Comunque le sue prestazioni non sono per niente male, dovete sicuramente optare per la Akuchu se fate molte gare in rettilineo molto lunghe. Un confronto del genere comunque ci sta alla grande, infatti bisogna ricordare che la Akuchu costa praticamente un terzo della Shotaro. Bene ragazzi, io vi ringrazio enormemente per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi interessano altri video del genere, vi invito a guardare il confronto tra la Progen Italy GTB e la Truffade Nero. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in sopra, condividere il video e iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio per la visione e al prossimo video! Something circling in the water.